Lunedì il primo colpo di Ben per l'abbattimento dell'ex cementificio di Pescara, demolizione che dovrebbe essere ultimata entro un anno, con un progetto che prevede un centro turistico, attività innovative, museo archeologico e ristorante panoramico, serre con prodotti medicali e molto altro ancora. Sì, ma il consigliere comunale del PD Marco Presutti vuole vederci chiaro e ha chiesto a nome del Partito Democratico chiarimenti alla giunta circa la caratterizzazione della zona e se siano state adottate tutte le precauzioni per la demolizione e per la salute dei cittadini. Ma noi abbiamo chiesto informazioni alla Giunta, perché ovviamente questo sta avvenendo sotto gli occhi di tutti, però non abbiamo una concreta evidenza che siano state condotte tutte le procedure previste dalla legge per la demolizione di un impianto industriale, che è il più grande che c'era nella città, con sicuramente dei problemi rilevanti legati, insomma, alla contaminazione di quel suolo, di quel sottosuolo, e abbiamo contezza solo di parti di questo procedimento che si sarebbero svolti, ma non del tutto. Quindi, in sostanza, io ho posto una domanda all'inizio del Consiglio Comunale e alla Giunta di informarci se tutto sia in regola e se tutto sia stato fatto come prevede la legge. Per ora la Giunta non ha risposto, allora sto pensando di fare anche un'interrogazione urgente proprio per ottenere una risposta, perché è evidente che si tratta di un tema che chiama in causa la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente. Quindi noi vogliamo sapere se tutto si stia facendo nel migliore dei modi, come è indispensabile immaginare, sia perché siamo nel 2024, sia perché c'è una sensibilità ed è proprio un diritto che va rispettato.